imparato che cioè, la legalità non è un qualcosa che possiamo scegliere, è un qualcosa che dobbiamo tutti rispettare e è giusto che sia così. A scuola di legalità per immaginare un mondo senza discriminazioni e provare a costruirlo partendo dalle nuove generazioni. Gli studenti aretini a confronto con forze dell'ordine, magistrati, operatori sanitari per capire il mondo che li circonda e diventare cittadini consapevoli. È importante rimarcare quante speranze noi tutti riponiamo su questi ragazzi che possano veramente cambiare la nostra società ha tanti problemi, ha un deficit di cultura etica e di legalità molto forte. Noi siamo speranzosi e convinti che questi ragazzi sapranno loro insegnare qualcosa a noi a questo punto. L'Italia si cambia cambiando i fondamenti praticamente, bisogna partire dal principio e restaurare tutto, tutto quanto. Il tema della legalità quest'anno si incrocia con l'accoglienza in un progetto che ormai ha oltre 10 anni e la sfida è sempre più interessante. Dai lavori dei ragazzi esce sempre una maggiore consapevolezza sul proprio vissuto, sull'importanza della convivenza civile, sul rispetto dei diritti e dei doveri. Questi sono insomma i temi che cerchiamo sempre di sottolineare e siamo sicuri che questi valori, se vengono vissuti a scuola, vengono veramente interiorizzati. È il principale obiettivo, secondo me, essere integrati in un contesto sia sociale che lavorativo. Come dicevo, in questo caso dell'immigrazione, secondo me il lavoro più importante è integrarsi tutti quanti in una società tutta unita. Alla fine siamo tutti uguali, quindi è la parte più importante. Vedo che magari anche passando fra le vie e trovando gruppi di ragazzi immigrati, non sono sempre visti in modo corretto, a mio parere. Un messaggio che viene portato ai ragazzi non solo attraverso gli incontri in classe, ma anche con uno spettacolo che spiega come e perché si diventa migranti. Chiesi agli uomini, che cosa state portando avvolto in quella coperta, fratelli? Portiamo un corpo morto, sorella. È stato ucciso o è morto di morte naturale? È una domanda difficile, sorella. Ha tutta l'aria di essere stato un assassino. Come è stato ucciso quest'uomo? Con una pallottola o con un coltello? Non è stato né un coltello né una pallottola, si è trattato di un delitto perfetto, un delitto che non lascia traccia. Allora come è stato ucciso quest'uomo? Quest'uomo è stato ucciso dalla fame, sorella.